Ciao bambini, vi ricordate di me? Sono la dottoressa Poggiante che vi parla di alimentazione e oggi parleremo dell'energia che ci occorre per svolgere tutte le attività della giornata. Ma dove possiamo trovare questa energia? Ma certo, negli alimenti e in particolare nei nutrienti in essi contenuti. E quali sono questi nutrienti? Per esempio gli zuccheri. Gli zuccheri li conoscete? Li troviamo nella pasta, nel pane, nei cereali e ci forniscono tanta energia. Le proteine si trovano nella carne, nel pesce, nel pollo e ci fanno crescere i muscoli. E i grassi li troviamo nell'olio, sono grassi buoni e li troviamo anche per esempio nelle merendine e nei insaccati troviamo però i grassi che sono dannosi alla salute. Quindi sali minerali, frutta e verdura e tanto altro. Per crescere sani bisogna mangiare in modo vario e c'è un gioco sul sito di Sano, Giusto e Con Gusto che ci aiuta ad imparare a mangiare sano attraverso un gioco con queste carte. Ecco, adesso ci sono le nostre amiche Ole e Ilvia che stanno realizzando questo gioco. Ve le chiamo. Ole, Ilvia, dove siete? Eccole, vi lascio in loro. Ciao ai bambini, ciao. Montiamo le tesserine. Su ogni tesserina, guardate, devono venire così. Ci deve essere il nutriente al centro, per esempio, e l'indizio che ci riporta al nutriente che è contenuto nell'alimento dentro la tesserina. Ed ora è semplice. Basterà indovinare qual è il nutriente maggiormente contenuto nell'alimento. Al centro ci sono gli alimenti e qui tutto intorno sul tavolo ci sono tutti i nutrienti. Allora, giro del nutriente. Vale.